finito il doccia schiuma e il bagno schiuma? Beh, allora non buttate via il flacone del vostro sapone preferito perché può tornarvi utile, soprattutto alcune parti. In questo primo step vi farò vedere come andremo a utilizzare una parte del tappo del flacone del doccia schiuma. Per la serie non si butta via niente, ogni cosa è riciclabile. Dalle mani di Rick e dalla mente della sottoscritta uscirà fuori un bijou. Andiamo a modificare il tappo togliendo tutte le parti che ci danno fastidio e poi andando a forare alcune parti. La parte centrale, qui faremo tre fori perché andremo ad agganciare dei pendenti. Dopodiché lo stesso procedimento per i laterali. Questa è una parte del materiale che andremo ad usare. Questi pendenti facevano parte di una camicia. Andiamo a disfarli perché le perline erano infilate in un filo di cotone molto leggero. E adesso Rick cerca di adattarli nella maniera più duratura possibile. La stessa operazione potete farla sia con le stesse perline oppure metterne alcune nuove. Creiamo anche il gancio che appunto andremo ad attaccare, vedete? Noi abbiamo deciso di fare questa decorazione, però volendo si può cambiare se così decidete di riproporre questo tutorial. Tipo, non so, mettere altri tipi di perline come pendenti, metterne un pendente solo, mettere magari un decoro al centro del tappo, cosa che noi non abbiamo fatto perché abbiamo voluto lasciarlo.